Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1141esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Partiamo da questo autogrill dove ci eravamo fermati ieri per andare verso Messina, dato che abbiamo da scaricare questi assi del treno là, stavo per dire di nuovo cingoli. E nada, allora, piano perché qui se no ci imbarchiamo. Perfetto, guarda caso un altro casello. Poi col cambio manuale tiro un po' le scatole a farli. Perché devi star lì, cambia. Il cambio automatico sarebbe meglio. Credo di starmi convertendo al cambio automatico. Strano, eh? Perché io avevo detto sempre manuale. Infatti mi sembra strano anche da parte mia. Rallentiamo o non rallentiamo? Allora, qui la sbarra gliela sfondiamo, eh. Quanto mi costa ogni casello? C'è sparito. Sarebbe bello se rimanesse un po' di più la scritta. Tanto, se tipo l'ultima scritta ti rimanesse sempre lì. Tanto cosa vuoi che ci scrivano? Per scriverci non ci sono messaggi, potresti lasciarmici l'ultima scritta. Tipo paga pedaggio pagato. Magari ci metti una cosa sopra tipo l'orario. Ci metti l'orario del messaggio così puoi ricordare. Cioè, puoi capire che non è adesso, magari ci scrivi al posto di sotto informazioni ci scrivi magari MER 1117 pedaggio pagato meno 500 euro to 500, spero proprio di no. Comunque siamo arrivati, ecco Messina. Messina sembrava la polizia. Come ti ho detto, io sono più di 80, no? Di 90, di 87. Di 90 no. Non ce ne abbiamo limitatori truccati noi in azienda. Comunque, ora non dico niente. Le due cose danno di... cioè non perché poi si scatenano polemiche e meglio evitare. Faircam. Ci sono due corsie. Wow. Dove devo stare? Dove mi pare? Però sempre che mi devo fermare al rosso, eh. Non vedo il semaforo, non vedo il semaforo, marcia giù. 2H. Prova di accelerazione, Scania contro Mercedes. Niente da fare. Niente, proprio niente. Niente, guarda. Vabbè, ora lui magari ha rallentato perché c'è il limite dei 50, cosa che dovrei fare anch'io. Se non voglio beccarmi un'altra striscia di multe. Ah, c'è anche il freno motore, ecco perché. Infatti mi sembrava che poi stesse rallentando un po' troppo, Ora mi piacerebbe spostarmi di qua. Basta freccia. C'è nessuno. Sarebbe bello, tipo, in teoria in Svezia ci sono i semafori mezzi automatici, cioè non automatici, però che rilevano quando sta arrivando qualcuno e se di là ovviamente non c'è nessuno, cambiano. Comunque sono più intelligenti dei nostri, da quanto ne so, perlomeno nei dintorni di Stoccolma mi è stato detto che è così. Magari non tutti, solo alcuni, magari più trafficati, che ne so. Però alcuni dovrebbero esserli. Ora sarebbe bello. No, questi partono adesso, quindi non penso che ci venga verde a noi. O perlomeno prima mi avrebbe dovuto far fermare, poi sarebbe venuto. Perché secondo la regola di Europa. Perfetto. Mi
Mercedes Sprinter 211, mi immagino quanto può andare. 110 cavalli su un furgone del genere. Ok, proprio al porto andiamo, mi sembra che di qua si andasse al porto. Beh, non è che dobbiamo andare... Ah beh, a parte che discorsi faccio, Messina è dalla parte della Calabria. Il ponte ovviamente non c'è, quindi... Ma scusa, ma non mi ha detto prima Messina esplorata? No, non è vero, Messina non è dalla parte della Calabria. È Villa San Giovanni? Perfetto, ok. Ho fatto il mio fail giornaliero. Se solo ci avessi un attimino pensato. Limite dei 30. Qua non c'è nessuno che ci può rompere in teoria, quindi io faccio la velocità che più mi piace. Porto di Messina. C'è un po' di container lì, un po' di vagoni. Perfetto, devo entrare alla seconda entrata. Che ditta devo andare? Che facciamo prima? T e logistica, così vediamo i cartelli. Facciamo prima T e logistica dritti. Perfetto. Noi abbiamo il nostro scanione che ci accompagna sempre nei nostri bellissimi viaggi, che mi piace molto di più del Volvo che avevamo prima. Tiro logistica qui, ok. Perfetto. Bello quel rimorchio qui primo, cos'è? NTM. Via. Sta per passare un trattore sotto la finestra. Spero non si senta troppo, eh? Come mi conviene farla? Cosa ho fatto adesso? Ah, il debito, infatti dicevo, cioè, mi conviene passare forse di qua. O forse di là, chi lo sa? Non so neanche io da dove mi sarebbe convenuto di più passare. Tanto probabilmente è l'unico posto tra due rimorchi, me lo devono far mettere a me, infatti. No. No. Pensavo, mi sembrava di averlo visto tra i due rimorchi. Ok, mettiamoci qui. Vediamo un pochettino. Perché poi con questo bianco non si riesce a vedere niente per terra. Io la striscia bianca non vedo neanche se prego. Quindi mi conviene sempre fare così, girarmi e poi andare dall'altro specchio, che è la cosa che preferisco in assoluto fare. Mi giro tanto, poi vado indietro con questo specchio che c'è, guardando dal di qua. E vedo. Vedete la striscia bianca? Come fai a distinguerla lì? Non si vede? E tenete conto che forse... Voi potete vederla un po' di più perché come al solito YouTube scurisce le immagini. Quindi può essere che avete un contrasto che vi è un pochino più favorevole, ma io proprio no. Io sono andato a toccare l'alzato, tra l'altro. Vabbè. Ho risparmiato un po' di gomme. Anche se poi andare a sovraccarico su quelle gomme lì. Che puzza. L'altro ancora che vi dicevo che è passato. Perfetto. Eccoci qui. Scarichiamo. Mostra adesso i risultati. Non abbiamo fatto GXP, guarda. Ora abbiamo 32.758. Perfetto, direi che facciamo banca. Ne chiediamo tipo 10.000. Poi facciamo gestione del rimorchio. Questo voglio non posso trasferirlo, voglio rimuoverlo, sì. E voglio trasferirlo al garage dove c'è l'autista, che in teoria è questo. In teoria, rivenditore garage qua, gestione garage, Verona, sì, dove c'è l'autista gli ho dato anche il rimorchio, perfetto. E ora voglio andare su gestione, no, rivenditore rimorchi, Wilton, Cistern, e prendere questa, personalizzamela però, perfetto. Allora, ma la scala è normale che sia così lunga? Qui mettiamo, abbiamo detto... Ma se non ci mettiamo niente? Ma mettiamoci shell, giusto per...
Qui ci mettiamo Wilton. Qui ci mettiamo Scania, dato che la portiamo con uno Scania. Dov'è Scania? Scania. Ah, già abbiamo anche Wilton. Noi ci mettiamo Scania e le ruote lasciamo queste. Non è che me ne importa più di tanto le ruote. Perfetto. E la prendiamo e la mandiamo al nostro garage di Milano. Ok. Ok, ora faccio una cosa che non è che andrebbe tanto bene, perché mi ha detto che me l'ha consegnata al garage di Milano. Quindi ora faccio così. Così, no, com'è? Gestione del rimorchio. Cisterna USA, sì. E me la spawna in teoria, infatti, al garage di Milano. Però dato che noi siamo sfaticati e non abbiamo voglia di andarla a prendere, ce la facciamo portare qui. Eccola qua. Ho rischiato facendo questa cosa di esplodermi contro il coso lì. Possiamo anche a sto punto andare in officina a vedere se riusciamo a apportare qualche modifica per rendere il camion un pochino più adatto. Abbiamo alzato il carrello, sì. Che noi non vogliamo fare spesa, no? Il bagno è inclinato verso l'avanti. Forse perché il camion è ribassato, il rimorchio non lo è. Sarebbe da metterci le due gommettine. Due gommoni ribassati. Adesso vediamo. Perché poi lo so che se cambio le gomme voglio anche cambiare i cerchi. E se cambio i cerchi voglio cambiare tutto. Quindi adesso vediamo. Qui mi aprono le sbarre anche se non devo entrare. Va bene. Come fai a mettere il limite di 30 qui? Ora intanto possiamo vedere già se troviamo qualche carico. Se è veramente di erro, se mi dà tipo latte. Ma come non ci sono carichi? Ma mi vuoi dire che scherzi? Ma dai, ma quante DR mi servono? Ma scusa, abilità. Io ne ho tre. Vuoi dire che mi servono? Ah, probabilmente mi serve sostanze co... Io cosa c'ho? Esplosivi, gas e liquido infiammabile. Beh, liquidi infiammabili, guarda un po', la cisterna, cosa vuoi mettermici? Forse i gas, beh, anche i gas posso caricare. No, non lo so, dipende da magari la cisterna. Però, gli esplosivi no. Sono tipo dinamite, cose così. E quelli no, che non posso. Perfetto, vabbè, vediamo magari se facendo la pausa qualcosa esce. Ok, configurazione rimorchio. No, non voglio configurare il rimorchio, voglio configurare il camion. Attaccami il rimorchio e fammi un po' vedere. Allora, si mette sì. Allora, dov'è? Dai, su. Non perdiamo tanto tempo, dai, ecco qua. Sì, a parte che... Vabbè. Non c'ho neanche quello low che me lo dà a livello 15. Ma se io lo togliessi? Beh, per adesso teniamolo. Poi semmai dopo mettiamo quello basso. Quindi carrello annulla. Sì. Posso mettere questo. Innanzitutto, che è un pochino più basso. E forse un po' meglio. Poi volevo vedere se tipo qua. Qua. Avevo la possibilità di mettere quella ADR, non so come si può chiamare, quella cosina dell'ADR. Qui sono tutti LED, c'è un po' di LED. Cosa sto a fare qui? Boh. Un sacco di roba che non serve a niente. Un sacco di roba, un sacco di roba, niente. Perfetto, non abbiamo niente di niente. Volevo metterci qualcosa con scritto ADR. Ma probabilmente devo farla mettendo tipo... Fatemi fare una prova. Ce n'era una qua sopra. Ecco, questa qui. No, Trux. La Trux mi dava gli slot anche qua sotto. Magari con questi me li fa mettere. ADR. Non penso. Tipo warning? No. Ah, probabilmente non posso farlo. Beh, già che siamo qui, vediamo un pochettino se possiamo fare qualche modifica al nostro camion, tipo questa. Tipo...
questa qui. Aspetta, com'è che si cambia quella fare lì? Plastica in vernici. With covers però. Ecco. Beh, già cambiarlo, magari fare una cosa del genere. Ce ne sono di camion fatti così, che hanno il mascherone davanti tutto in vernice e il resto tutto in plastica. Però non abbiamo i soldi per farlo, quindi cosa sto combinando? No, 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 esci. Se non c'ho i soldi, non c'ho i soldi. Poco da fare. Ora, proviamo a far venire le 7 del le 6. E vediamo un pochettino se c'è qualche lavoro. Non vorrei aver fatto il passo più lungo della gamba a comprare sta affare. Ora, quello che mi conviene poter fare è provare ad andare. Ma chi è che suona? Oh, gente che non fuori di testa. Provare ad andare a Messi a Castel a Villa San Giovanni. Castel San Giovanni, sì. Vediamo un pochettino se di là troviamo qualcosa. Perché fa vedere, magari a Roma c'è davvero qualcosa, c'è sempre qualcosa. Che non vorrei che magari fosse solo per alcuni posti dove ci sono aziende chimiche. Vedete, a Roma ci sono. E probabilmente una volta che entro nel circolo di trasporto me lo fa fare sempre. Perché se tanto mi dà tanto, se consegno da un'azienda chimica a un'altra azienda chimica, poi quell'azienda chimica avrà qualche altro lavoro. Probabilmente non avrò tanta varietà, magari come quelle che ho adesso, di poter scegliere dove voglio andare, però. Vediamo per esempio un Roma Pescara quanto soldi mi dava. 8.000 euro. Non è tanto, eh. Io ho fatto 7.000 euro facendo Palermo Messina. Non so quanta distanza sia, ma grosso modo penso saremo lì. Non so se ho fatto un grande affare a prendere questa cisterna. Massimo la do autista. Ce l'ha l'ADR, perché se non ce l'ha, ho fregato anche lui. Cioè, ci siamo fregati tutti praticamente. Io devo dire qui a destra, più il porto. Guarda, te se si deve fermare. Guarda, si è fermata, eh. Perché ti fermi? Ora è partita. Togli la strada. Sei lì che calcoli per dire ok, sì, ci passo. No, si ferma, inchioda mentre sta girando per fare l'incrocio. Ma allora dico, ma sei mongolo? Perché non mi viene in mente altro. Non lo sapevo che veniva verde, avevo visto il semaforo di là. Me lo ricordavo diverso sto porto, io a dire il vero. Però vabbè. E qui non vediamo il porto di là. In teoria dovrebbe vedersi. Guarda, questo ce l'ha la cisterna. Ora non vorrei aver fatto un fail che poi mi comporta aver buttato via dei soldi. Perché effettivamente se non abbiamo lavoro è un po' un casino. A carichi. E mo che faccio? Non ci sono carichi disponibili. Proviamo ad andare a Catanzaro a sperare che ci sia qualcosa. C'è qualche azienda chimica là a Catanzaro? Ma per carità, dov'è la più vicina? A Roma? A Napoli? Ma a Napoli non mi sembra neanche di vederne. CNP, sì. Vediamo se Napoli mi trova qualche lavoro. Ma manco. Ma che schifo! Cosa faccio io adesso? Cioè, beh, giusto per fare questa cosa, andiamo in un posto dove ce n'è. Tipo qui. Andiamo a Bologna e poi vediamo se. Ah. Bologna, magari non Bologa. Ok.
Vedo tutto fuori dal mondo, sto questo. Sì, so che è tipo un mezzo cicco, però cioè diciamo non è che mi sono scelto il carico che mi dava tanto. Ma più che altro faccio così perché... Perché voglio vedere se poi una volta veramente cominciato il circolo a girare per queste aziende me le trovano. Tanto inutile, ok. Devo mettermi lì. Ma da quanto sono una velocità per i tagli cristalli sto fanno? Oh. Eh sì, ciao, buonanotte. Di cosa dovrei vedere da quello specchio? Vedo pazienza, ma che pazienza. Se non mi... almeno da vedere i segni bianchi non comincio nemmeno a farla la nuova. Butto di tutto, faccio così. Perfetto, carichiamo. Carichiamo, detto. Quanto ci vuole? Neanche poi così tanto. Sta ancora piovendo, abbiamo fatto 43 minuti, ma tanto... Pausa, abbiamo tempo a farla. Vediamo un pochettino che strada ci fa fare. Beh, l'unica in teoria. Un posto strano, la strada... secondo me... Io sono l'unico ad avere il presentimento che là non ci saranno di nuovo carichi per noi. Perché è il paesino più sperduto del mondo. Non tanto per altro, Boh, lo scopriremo strada per... cioè, quando arriveremo là. Nel frattempo io mi accosto. E dato che sto partendo, non parto perché vi ringrazio tantissimo per la visione. Da, è tutto. Ciao a tutti.